qua ci troviamo nel monastero del Colle del Buon Cammino. Questo è il punto da cui parte la maggior parte dei pellegrini. È molto particolare perché al suo interno sono presenti delle suore di clausura che consegnano le credenziali e le timbrano a ogni pellegrino che parte. La storia di questo colle, insomma, è molto importante per Iglesias e dà in vista su tutta Iglesia, sino a Silicua e sino, diciamo, alla parte del mare. Il cammino parte da qua, nella prima tappa proprio, e fa da qua sino a Nebida. È una tappa che la maggior parte delle persone fa e apprezza perché si passa dai villaggi minerari, dalle alture che danno sul mare, sino proprio ad arrivare alla piccola Nebida. È arrivato anche l'ultimo giorno di cammino e prima di tutto vorrei ringraziare questi due personaggi perché senza di loro tutti questi video non sarebbero stati possibili, che hanno organizzato questo giro nel cammino minerario. Ho cercato di farvi vedere tutto quello che ho percorso in questi giorni, ma che è comunque una piccolissima parte di tutto quello che è il cammino. Oggi faremo l'ultima tappa per me, ma in realtà la prima del cammino minerario di Santa Barbara. La tappa di oggi, che è la prima tappa che ti porta da Iglesias fino a Nebida, e poi tu percorrerai anche Nebida a Masua. Passiamo dentro l'area mineraria di Monteponi, un'area molto importante dal punto di vista storico e di architettura mineraria e dal punto di vista anche di storia dei minatori e di storia di questo territorio. Infatti siamo passati appunto dentro Monteponi, che è stato per tanti anni il fulcro delle miniere iglesienti. Esatto, io l'ho fatto due Va volte. bene, ci mi... A parte che uno può ventilare. Adesso scenderemo alla Laveria La Marmora. Per tutti questi gradini, come vedete, ci sono anche i binari dove trasportavano le cose. E noi arriveremo lì. Siamo arrivati anche a Porto Flavia, adesso facciamo la visita guidata. Attilio, siamo pronti per questa visita a Adesso Porto stiamo per Flavia? entrare nel sito di Porto Flavia, ci guiderà Francesco e ci descriverà questo porto che è unico al mondo, perché qua non siamo proprio in una miniera, anche se siamo in ambito di un territorio minerario, però stiamo entrando in un porto. Adesso Francesco ci racconterà la storia di quest'opera ingegneristica unica al mondo. Siamo in un sito minerario molto particolare, a differenza di molti altri non è un sito di estrazione, quindi qua non estraevano minerale. Questo sito è utilizzato solo per il trasporto del minerale e il caricamento dello stesso dentro le navi. Il minerale lo estraevano nelle mine della zona, quindi ad esempio nel nostro caso Masua, che è proprio qua dietro di noi, mentre Montecane e Acquaresi sono qua nelle colonie dei dintorni. In queste tre miniere, così come in tutto il territorio dell'Iglesiente, il cosiddetto anello metallifero dell'Iglesiente, estraevano principalmente galena, blenda e calamina. Dalla galena estraevano poi il piombo e l'argento, dalla blenda e dalla calamina estraevano lo zinco. Perché Porto Flavia? Perché il nostro problema era quello del trasporto. In questa zona non avevamo un porto degno di questo nome per ospitare navi da carico di una certa grandezza. L'unico porto che aveva le caratteristiche giuste era troppo distante, soprattutto era in un'isola, nell'isola di San Pietro, il porto di Caloforte. Di conseguenza il vecchio sistema era troppo lungo, troppo costoso. Con Porto Flavia nel 1924 hanno migliorato notevolmente questo sistema di trasporto e di conseguenza sono anche riusciti a ottenere un ottimo ritorno economico dal punto di vista della società mineraria.
Un'altra cosa curiosa da raccontare è che normalmente le rocce sedimentari più antiche stanno sotto, le rocce sedimentari più giovani stanno sopra, invece qua le troviamo affiancate, perché il calcare è un pochino più antico rispetto allo scisto. In questo caso invece le troviamo affiancate, è evidente che la roccia in qualche modo ha ruotato, probabilmente a causa di uno o più importanti terremoti, quindi pian piano questa roccia da questa posizione ha ruotato, si è posizionata così in verticale di circa 90 gradi. Rimanete, abbiamo un po' di oggetti trovati nella zona, guardate qua, come esposizione, come mostra, piccola mostra per i visitatori. Abbiamo tanti oggetti di varia natura, abbiamo delle mazze, dei picchi, abbiamo delle pale, abbiamo una serie di punte, di fioretti. Voglio fermarmi un attimino su tre oggetti qua sotto, sono questi tre paioli, ormai belli rovinati dalla ruggine, però sono interessanti non tanto in quanto paioli, ma in quanto alle misure. Infatti se notate, sono di tre misure diverse. Uomo adulto, donna e bambino. Gli uomini adulti lavoravano dentro le miniere, ma anche le donne e i bambini lavoravano per le miniere all'esterno. Facevano un lavoro di separazione minerale, poi ne parleremo più avanti. Una volta nelle spiagge, con delle ceste come queste, chiamate coffe, che una volta piene pesavano oltre 50 kg, a spalla caricava il minerale sulle barchette a vela latina, chiamate bilancelle. Una volta piene le bilancelle partivano, andavano a Carloforte, le scaricavano, poi le ricaricavano nei navi più grandi. Questo è un lavoraccio molto lungo, molto pesante e molto costoso. Non andava bene, quindi qui la società mineraria, la Viermontaine, chiese al suo ingegnere Cesare Vecelli di trovare una soluzione nuova, che fosse più veloce e meno costosa. E fece Porto Flavia, qua ne abbiamo una copia del progetto. Quindi come funzionava Porto Flavia? Dalla miniera di Masua, che è la più vicina, partivano i treni carichi di minerale. Quindi qua abbiamo i binari, ma i binari li avevamo anche tutto il resto delle gallerie e anche all'esterno. Questi treni funzionavano grazie all'energia elettrica data da questi pantografi che abbiamo qua e là, avrete visto sicuramente nella nostra camminata. Quindi funzionavano molto similmente a un tram moderno. Quindi dicevamo, arrivavano i treni carichi di minerale, scaricavano il minerale dentro il silos, tiravano fuori il braccio mobile di questo nastro trasportatore e poi aprivano la tramoggia, cioè lo sbocco del silos da cui volevano scaricare il minerale. Quindi il minerale andava sul nastro, il nastro lo trasportava fino all'esterno, poi col braccio mobile lo portavano fin sopra la nave e con questo tubo, chiamato anche proboscide, lo caricavano direttamente dentro la stiva. Idea geniale, che ha rivoluzionato la fase del trasporto, perché pensate, per fare un carico come questo prima ci voleva tra i 10 e anche gli oltre 30 giorni, dipendeva dalla grandezza della nave e soprattutto dipendeva dal maltempo, se il mare era brutto i tempi si allungavano. Dopo Porto Flavio questo lavoro viene fatto in uno o due giorni, quindi un taglio clamoroso. I silos servono per contenere il materiale, un minerale estratto trasportato qua in attesa di essere caricato sulle navi. Ne fecero 9, scavati un po' a destra e un po' a sinistra di queste due gallerie. Erano tutti profondi circa 18 metri e avevano una capienza di più o meno 1000 tonnellate ciascuno. Ha percorso a piedi, con spirito di devozione, il cammino minerario di Santa Barbara, attraverso le bellezze incontaminate del creato, nella terra più antica d'Italia, lodando il creatore per le sue opere, contemplando l'opera dell'uomo, nelle tracce di 8000 anni di storia, con le sue glorie e le sue fatiche, visitando luoghi di culto e di aggregazione, e facendo memoria della tradizione civile e religiosa del nostro popolo. Meglio del vice sindaco, non c'era altra persona che ti potesse consegnare questo testimone. Prego. Grazie per te. Grazie mille. Due parole, intanto per ringraziarti per aver scelto il cammino minerario di Santa Barbara. So che sei un imprenditore, un grande appassionato, un grande camminatore, quindi per noi è un onore averti avuto qua, altrettanto lo sarai averti. Spero e immagino per percorrere altre tappe del cammino e magari per visitare altre bellezze che abbiamo in questa zona. E l'occasione mi è data altresì anche per portare i saluti del sindaco Mauro Zai, che per altri impegni non è potuto essere qui. Ringrazio il Consorzio Turistico per il Presidente per il suo lavoro costante nel territorio e per tra l'altro aver intercettato in questo ultimo periodo questi formubi, no?
entravo in voi youtuber che fate un lavoro straordinario, e poi ovviamente Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, qui rappresentato da Gian Piero, da Simone Franceschi, un lavoro straordinario. A loro va costantemente il nostro applauso per la promozione del... L'occasione che comunque si è creata, soprattutto per me, di vivere questa esperienza. E ringrazio i ragazzi che mi hanno seguito tantissimo, anche il pezzo che ho fatto con Ponziana, e sono stati tutti arricchimenti che mi porterò sempre dentro e mi porterò comunque a casa i posti e le persone squisite appunto che ho conosciuto, e auguro a tutti buon cammino, insomma. 2 hours later. Oggi siamo in monopattino, come vedete, in una grotta bellissima, quella di San Giovanni a Domus Navas, giusto? Sì. Siamo più o meno a quanti chilometri da Iglesias? Una decina. Questa è una grotta completamente percorribile a piedi, anche con magari dei furgoncini o con dei mezzi, insomma. E qua si rifugiavano i nuraghesi, com'è che si chiama? Nuragici. I nuragici, ecco. E niente, comunque oggi giornata top, perché ho visitato anche la grotta di Santa Barbara, bellissima, vicino a Iglesias, per concludere un po' il cammino minerario di Santa Barbara. E che dire, questa grotta è assurda, molto grande, e tra l'altro siamo arrivati anche alla fine, che però in questo momento è chiuso perché lo stanno mettendo in sicurezza. Allora ci giriamo. È che il cammino minerario di Santa Barbara è l'unico al mondo che ha un pezzo che percorre a piedi, no? Quindi questo qui, questo pezzo lo si fa in una tappa del cammino. Questa è una cosa, è un valore importantissimo. E hanno reso possibile questa cosa con questa pavimentazione ecologica, quindi può essere percorsa anche da persone con disabilità, insomma da chiunque, da mezzi elettrici, insomma. Tra l'altro c'è anche il wifi, cosa assurda, che questo permette maggiore sicurezza a quelli che stanno all'ingresso di controllare se ci sono problemi. E niente, quindi molto carina come zona, a me sta piacendo tanto, infatti stiamo andando su e giù con i monopattini, tipo abbiamo fatto molte vasche andate e ritorno. E niente, io ringrazio tutti per questi video che avete visto, e quindi venite a percorrere questo cammino che è qualcosa di incredibile. Cioè già il fatto che stiamo andando col monopattino elettrico dentro una grotta, cioè è qualcosa di assurdo. Niente ragazzi, noi ci vediamo come al solito sabato prossimo con un nuovo video sul canale. Ciao cari!